Il talento e la dedizione lecchese di nascita, Walter De Silva, il designer che ha firmato la linea delle più belle Alfa Romeo, Audi e Volkswagen degli ultimi decenni, ospite di un incontro promosso da API in collaborazione con l'associazione La Semina, De Silva ha toccato diversi aspetti, dall'importanza del design al futuro dell'auto. Sono nato all'Ecola Clinica Mangioni, come tanti, tantissimi. Con il dottor Mangioni, spesso mi prendeva in barca e mi portava a fare giri sul lago. Mio nonno, che aveva un'azienda di scarpe, aveva la casa a Punta Maggio, Mandello del Lago. E io andavo sempre in montagna a Cremeno con le mie zie, la mia mamma, quindi ho un legame col territorio che purtroppo all'età di 13-14 anni non ho più frequentato l'Eco, che anche dal punto di vista paesaggistico è stupenda. L'automobile adesso è soggetta a due importanti, sotto pressione, sotto due importanti aspetti. Uno è quella che in qualche modo ci siamo resi conto e ci rendiamo conto che intervenire da un punto di vista dell'automotive per contribuire a rendere il pianeta migliore, quindi un'ecosostenibilità reale, concreta, fattibile. L'automobile che fa tutto, ci si illude di far tutto, tenderà piano piano un po' a scomparire. E soprattutto l'automobile per ostentare di essere al passo coi tempi. E leggi questi SUV elettrici o queste cose strane che vediamo in giro, dovranno fare i conti con l'energia che dovremo utilizzare. È un mestiere difficile. Io ho avuto in gioventù, quando ho cominciato nel 72, immaginatevi, alcuni momenti dopo 2 o 3 anni dove forse ho anche pensato di lasciare questa professione. È stata la forza di carattere, perché essere una piccola goccia che partecipa a un sistema di progetto complessissimo, bisogna accettarlo, portarlo avanti, e si vedrà che col tempo le cose buone verranno fuori. Verranno fuori anche e soprattutto un buon designer, perché ricordiamoci una cosa: dietro un buon design c'è sempre un grande.